Ciao a tutti ragazzi, sono Asu dei Dark Asu e oggi non faremo let's play, non faremo niente che riguarda i giochi, ma farò io da solo un breve tutorial di Photoshop, Photoshop per principianti. Diciamo che sono un po' le basi, allora come vedete ho tolto le icone perché erano veramente troppe, infatti non mi fa fare niente sul desktop, vabbè. Allora io ho già preparato tre diverse foto. Vedremo principalmente due metodi. Allora, questa ho preso una foto dove si vedono abbastanza i brufoli, diciamo le impurità, anche se non è proprio perfetta come qualità. Comunque ci si prova. In quest'altra ci sono dei nei e in questa qui c'è un po' di tutto. Insomma, macchie, nei molto più grandi. Ok, allora, vediamo come iniziare. Io direi di iniziare da questo. Puoi passare a questo per poi correggere un viso. Allora, innanzitutto partiamo da questo. Uno dei metodi migliori, più infallibili, è questo qui, quello del pennello correttivo al volo. Ok? In questo modo possiamo utilizzarlo e basterà passarci sopra sulle impurità, vedete, tratti piccoli, che automaticamente correggerà le impurità. Come vediamo, ok, possiamo selezionare più anche magari non molto accuratamente, possiamo fare un po' alla buona, vedete, molte volte possiamo sbagliare. Ecco, volendo possiamo fare anche delle macchie più grandi che comprendono più parti, ma in un caso come questo non è molto preciso, insomma. Vedete, per piccoli, andando per piccole parti si può comunque riuscire a migliorare la situazione. Come vedete c'è un notevole cambiamento da questo a questo e non c'è più niente poi. E sì, insomma, vediamo che quando abbiamo delle macchie così importanti con questo strumento possiamo diciamo cancellarle. O per meglio dire correggerle perché poi rimangono lo stesso. Bene. Ma io direi che è molto cambiata, molto migliorata rispetto all'inizio. Vediamo questa zona qui. Come vedete io, diciamo che è come una gomma autocorreggente che praticamente somma tutti i pixel dell'area, li mette insieme per dare un aspetto naturale. Come vedete la schiena è molto più pulita, questa parte qui, rispetto a questa. E avendo questa opzione non dovremo preoccuparci delle tonalità di pelle. Nel senso, se noi facciamo così, piano piano, vediamo che la pelle qua diventa più scura, quindi non abbiamo problemi di colori, tonalità di pelle. Bene, questo primo metodo l'abbiamo visto. Un altro metodo è quello di questo qui. Aspettate che rasterizzo anche questo. Ecco, è il metodo della toppa. Allora, la toppa è praticamente uno strumento di selezione che ci permette di selezionare un'impurità e sostituire, come vedete io la sposto e in quest'area che ho nel mouse scelgo cosa sostituire a quella selezionata in precedenza. In pratica io faccio così e come vedete lui mi sistema automaticamente il punto. E non è molto consigliabile andare tipo qui perché come vedete non funziona. E magari andare vicino o a fianco, su un po' sopra, come vedete. Ecco, in questo modo noi facendo un lavoro un po' più di precisione, diciamo rispetto al primo metodo, abbiamo comunque una pelle abbastanza uniforme e senza grandi difetti. Come vedete, ad esempio questo, possiamo prenderlo tutto in un tratto. Fare così piano piano per evitare di prendere questa, ecco, ho fatto per piano piano. In questo caso potremmo fare così. Ecco, come vedete, abbiamo comunque dei risultati ottimali che vanno bene. Devo dire che non preferisco, ma per avere dei risultati migliori utilizzo questo metodo.
Preferisco di più l'altro, sì, ovviamente perché è più veloce, perché si fa prima, diciamo. Ma questo qui è sicuramente, sicuramente poi dipende da come ci si trova e come ci si abitua. È sicuramente uno dei metodi migliori, diciamo. Ecco, addirittura questa immagine l'ho quasi finita. La furia di, ecco, furia di togliere i difetti l'ho quasi praticamente finita. La posso addirittura rimandare al sito. In modo che la sostituiscano. Vabbè, cazzate. Ok, perfetto. Vediamo che già è migliore. Ok, adesso proveremo ad unire le due tecniche su un caso specifico. Ad esempio questo. Come vediamo, qui abbiamo diverse impurità abbastanza visibili. In questo caso io direi, qui, ecco, qui possiamo utilizzare, abbiamo questa zona di pelle che come colori contrasta, cioè è uguale praticamente a quest'altra zona, diciamo. Quindi potremmo semplicemente selezionare questo. Scusate. Selezionare questo e spostarlo qui. Come vedete, anche qui dà un effetto naturale alla pelle. Come vedete, non sostituisce semplicemente la pelle, dà un effetto naturale. Potrei farlo anche qui. Se lo faccio subito, sposto leggermente a fianco. Ecco, qui io mi affiderei più all'altro strumento perché abbiamo una zona di chiaro e scuro insieme, quindi mi affiderei di più al pennello correttivo. Ho detto giusto? Come si chiama? Pennello correttivo, perfetto, al volo. Facciamo così e lasciamo fare tutto a lui. Anche qui abbiamo una zona che comunque possiamo utilizzare questo. Qui diciamo possiamo utilizzare questo, insomma possiamo utilizzarlo un po' ovunque questo qui. Questa è una zona molto particolare, quindi direi che posso fare in questo modo. Prendere la toppa, questa zona di colore è molto simile a questa, la mettiamo su e anche questa possiamo dire che diciamo che come colori ci si trova con questa, anche piano piano. Perfetto. Vedete, la zona è diciamo un po' arrossata. Se la vogliamo più chiara, basterà sostituirci una parte un po' più chiara e lui aggiusterà i colori da solo. Anche qui facciamo una cosa del genere. Come vedete, ok, si sostituisce. Sostituiamo un po'. E dopo un po', diciamo, dopo che ci perdiamo un po' di tempo, scusate, fatemi vedere l'ora della registrazione. Dio, sta durando tantino. Ok. Dopo averci perso un po' di tempo, vedremo che il risultato è notevolmente, visibile rispetto alla foto di prima. Possiamo fare così. Ecco. Siamo le impurità. Perfetto, direi che siamo a posto. Vabbè, sto tipo alle lentiggini, comunque. Possiamo chiuderci un occhio. Anche qui abbiamo qualche, ecco qua ad esempio io direi di utilizzare il pennello correttivo perché è una zona importante. Quindi farei così, anche questo lo eliminiamo. Anche qui mi dà un po' fastidio. Anzi, se vogliamo diciamo schiarire la parte, possiamo tranquillamente selezionarla e portarla sul chiaro. Ok, anche volendo. Perfetto, provo ad aprire la stessa foto. Aspettate un attimo, vado sui download perché ho scritto su Google una parola come. Ho scritto. Cos'è che ho scritto? Ho scritto brufoli, una cosa del genere, e mi è venuto questo. Quindi. Ecco, adesso non vorrei far vedere gli occhi, però. Anche se, ok, ho praticamente failato. Facciamo una cosa del genere. Ok. Come vedete, questo è l'originale e questo è il risultato. Come vedete, non ha stravolto il viso, ma ha notevolmente corretto tutti, diciamo, difetti. Bene, per questo tutorial è tutto. Penso di farne altri, anche se comunque mi sto addentrando nel mondo di Photoshop, del fotoritocco per quanto riguarda le foto da ritoccare così al volo, giusto se ci piace la foto, ma non ci piace qualcosa del nostro corpo. Ricordiamoci che siamo tutti belli con i nostri difetti e ciao a tutti, ci vediamo a un prossimo video. Bye bye!